Eminenza reverendissima, carissimo padre, fratello, amico, tante cose vorremmo dire in questo momento, per l'amicizia, per la stima, l'affetto che ci lega, non fosse altro perché anche lei fa parte della nostra famiglia francescana, proprio come terziario della Verna, del Sacro Monte della Verna. Ma ci sono tanti motivi oggi che ci rallegrano il cuore per la sua presenza tra noi. 300 anni fa il capitolo Vaticano decretava, concedeva l'incoronazione dell'immagine della Madonna degli Angeli e quale migliore rappresentante del capitolo Vaticano che l'arciprete proprio della Basilica di San Pietro. E poi il legame degli anni in cui lei è stato a Loreto, che è il cuore della nostra regione, il cuore spirituale. E poi l'affetto, dicevo, che la lega particolarmente alla Beata Vergine Maria, come figlio devoto, affettuoso, che sempre ha testimoniato questa grande devozione filiale. Siamo tutti onorati, qui vede i sacerdoti, i sindaci dei comuni di Appignano e di Montecassiano, tanti fedeli, tanti amici, devoti, perché questo luogo è particolarmente caro alla popolazione. È stato un luogo visitato da San Francesco nel 1217. È stato un luogo dove hanno avuto l'apparizione della Madonna, i beati Corrado Delfina e Pietro da Treia la notte del 2 febbraio del 1289. È stato un luogo dove sono vissuti tanti santi, San Giacomo della Marca, San Pacifico da San Severino, oltre i due beati, altri fratelli santi della nostra provincia. Oggi celebriamo 300 anni dell'incontro. E la sua presenza tra noi davvero onora, rallegra e impreziosisce sia, credo, il San Marco, il convento, sia tutta la Chiesa che partecipa. Grazie di cuore per la sua presenza. Ascolteremo davvero con tanta attenzione la sua parola e la ringraziamo.